La giornata. Cosa c'è da sapere? Giorgia Meloni si prepara ad andare a Bruxelles domani, ma in casa deve affrontare il nodo rave party. Le opposizioni si sono compattate contro la norma che di fatto impedisce l'occupazione di spazi se si ravvisa un pericolo per l'ordine o la salute pubblica e che arbitrariamente potrebbe essere usata per bloccare qualsiasi manifestazione. È mercoledì 2 novembre e questa è la giornata di Repubblica. E quindi abbiamo concepito, su questo ringrazio il collega Nordio e il sottosegretario Mantovano, quindi con il contributo qualificato anche della loro esperienza, abbiamo quindi strutturato questo intervento normativo che in buona sostanza, come accennava il Presidente, prevede la fattispecie specifica delle invasioni di terreni ed edifici finalizzati a raduni di oltre 50 persone da cui possano derivare pericoli per l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, quindi capirete, anche se descritto così in maniera seppure sommaria ma insomma abbastanza tecnica, come fotografa soprattutto gli eventi che qualifichiamo come rave party. Lui è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, parla nella conferenza stampa che ha visto protagonista Giorgia Meloni due giorni fa. Il primo provvedimento approvato dal governo della Premier, il decreto legge che si occupa di ergastolo ostativo, rinvia la riforma della giustizia Cartabia e annulla l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Come sapete, ha introdotto anche un nuovo reato, quello di partecipazione ai rave party, o meglio, quello che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi, 50 persone, tali da configurare un pericolo per la salute e l'incolumità pubbliche. Un reato punito con pene fino a 6 anni di reclusione, multe da 1.000 a 10.000 euro. Abbiamo previsto una sanzione abbastanza significativa per chi commette, organizza e commette da 3 a 6 anni. La sola partecipazione riduce ovviamente la pena ed è prevista, ecco questo, noi confidiamo molto sulla efficacia di deterrenza della sanzione accessoria della confisca obbligatoria prevista in questi casi, dei mezzi che vengono utilizzati per organizzare l'evento. Quindi noi confidiamo, come avviene in altri paesi e come avviene in altri settori dove anche il nostro ordinamento prevede interventi normativi così specifici, confidiamo che la norma una volta introdotta possa costituire anche come da elemento di deterrenza per l'accadimento di questi eventi. A Modena, dove da sabato si ballava e ci si sballava, lunedì sono intervenute le forze dell'ordine, sigilli al capannone e sequestro dell'impianto audio, 14 autocarri con strumenti musicali, mixer e casse, 150.000 euro il valore stimato di tutta questa attrezzatura. Denunciati i 14 organizzatori provenienti da diverse regioni italiane e dall'Olanda. La legge è già in vigore, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Maggioranza e opposizione ora però si fronteggiano, perché la partita è ben più grande di un raduno tecno. Enrico Letta, segretario del PD, interviene per dire: la libertà dei cittadini è a rischio, il governo ritiri il comma del decreto sui rave. Risponde a caldo il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che è anche vicepremier, ma si sente ancora al Viminale, dove oggi siede il suo ex capo di gabinetto, Piantedosi. Indietro non si torna, dice Salvini. Il Ministero dell'Interno allora pubblica una nota. Non c'è nessuna lesione del diritto di espressione e della libertà di manifestare difesi dalla Costituzione. La norma interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi, tali da configurare un pericolo per la salute e l'incolumità pubbliche. Ma perché a 24 ore dalla conferenza stampa si agitano tutti? Il provvedimento viene considerato un cavallo di Troia che inasprisce le pene per chi occupa qualsiasi spazio e permette di incriminare anche chi manifesta in scuole o università o magari nei sit-in sindacali. Nel mirino c'è il comma 1 del nuovo articolo 434 bis del codice penale, quello che punisce, lo specifichiamo parola per parola, l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a 50, allo scopo di organizzare un raduno quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.
norma che evidentemente rischia di avere un'applicazione ampia, discrezionale e arbitraria, come sottolinea Amnesty International. Secondo Più Europa, in questo caso parla il coordinatore della segreteria, Giordano Masini, a poter essere incriminati per questa nuova fattispecie di reato penale e a rischiare la reclusione da 3 a 6 anni saranno le persone che organizzano o partecipano a qualsiasi manifestazione per la quale venga ipotizzato dal governo un pericolo per l'ordine pubblico. Contro l'articolo di legge intervengono anche i penalisti, affermano che questo nuovo reato permette anche l'uso di intercettazioni, negato sia da Meloni che da Piantedosi, ma segnalato e molto criticato anche in seno al CDM dal ministro degli Esteri, il garantista azzurro Antonio Tajani. Uso connesso a reati puniti con pene superiori ai 5 anni. Un qualsiasi giudice per le indagini preliminari potrebbe dare il via libera all'acquisizione di chat e all'ascolto di tutte le conversazioni dei presunti organizzatori di un rave o altro evento non meglio definito. In sede di conversione in legge, la norma potrebbe invece cambiare, abbassando la pena a 4 anni o escludendo la possibilità di intercettare, perlomeno, le conversazioni telematiche. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.